Oggi non c'ho tempo per spiegare come si fa questi tortelloni polacchi, questi pieroghi. Perché oggi faccio un episodio speciale con le domande di internet. Però vai a foodemperor.com e là si trova la ricetta. Nel Reddit or Italy ho chiesto che voglio 10 domande. E il top 10 rispondo. Allora ho ricevuto i 10 domande del Redditors. Prima domanda: hai mai considerato di partecipare a un programma di cucina come MasterChef? Se ti finanziassimo il viaggio di andata e ritorno, resti in Italia a partecipare alle selezioni? Ha chiesto Edmael. Ma che cazzo faccio nel MasterChef? Sai una cosa? Quelli che sanno fanno e quelli che non sanno insegnano. E i giudici nel MasterChef, che cazzo sa? Sanno questi cretini. Io faccio una carbonara con la panna e quelli dicono non si fa così e 0 punti per te, vaffanculo. Io faccio come cazzo vuoi e questo programma di merda non voglio vedere, cazzo, e non voglio fare vedere la faccia mia. Che cazzo si fanno nella televisione con mie mani? 2. Devi scegliere se mangiare per il resto della tua vita o solo piatti tipici francesi o solo piatti tipici italiani. Quali scegli e perché? Ha chiesto Andrea Be. Ma senti, questa è una domanda molto difficile, perché il mangiare italiano è fantastico, e il mangiare francese, pure se i francesi non sanno un cazzo, quelli sanno come si fa a mangiare, allora il mangiare francese è buono. E per le secondi piatti non lo so, va bene questo o questo, non mi frega niente. Però i francesi vincono per i dolci, perché il croissant e pain chocolat, tutte dolci francesi, sono i migliori. Ci sono buone cose pure in Italia, però di meno, non ci sono tantissimi. In Sicilia non mi piacciono i dolci siciliani, questo è solo di le cose con zucchero e niente di più, un zucchero con zucchero e con un sugo di zucchero, vaffanculo. 3. Qual è la tua considerazione delle fatine panate? Ha detto Joxer. Ma che cazzo è quelli fettini panate? Ho googlato e ho trovato un video di YouTube dove un cretino di anno 70 dice fettine panate, e poi una piccola ragazza dice fettine panate, e poi un altro dice fettine panate, e poi la moglie dice fettine panate, e poi c'è un loop di 10 minuti di fettine panate e io non ho capito niente. Questo è il mio considerazione delle fettine panate. Però mangio le fettine panate, il schnitzel tedesco è buono, cazzo, e questo è un fettino di panate, non lo so. 4. Food Emperor. Io mi sono sempre chiesto, ma chi ti regge la telecamera? Malmostoso. Dipende, ogni tanto faccio da solo con una cosa che metto nel corpo, un rig, come si dice rig in italiano, che cazzo sono. Ogni tanto dico di un amico, prendi la camera, io faccio il mangiare e voi mangia, ma prima voi devi filmare. Faccio così, come prostituzione di mangiare. Io faccio il mangiare e quelli mi aiutano e io pago con il mangiare. 5. Tette o culo? Paprinoso. Ma senti, se io devo mettere il cazzo dentro qualcosa, è meglio mettere nel culo che mettere nel tette, perché il sesso del tette, ma che cazzo è questo? Questo è una cosa che si fanno nella pornografia, ma che cazzo mi frega mettere il cazzo nel tette? E per la donna, che cazzo frega la donna? Che punto di G? Non lo so come si dice in italiano, ma quale punto erotico c'è nel mezzo le tette? Che cazzo so io? Io non sono una egoista.
Però nel culo forse fa male per l'altro, allora non si può fare pure questo, non si può fare. Ma sai una cosa? La vagina è il futuro. Senza la vagina non c'è i bambini. Ma senza il cazzo è pure possibile, basta che ci sono i palle, si metti la sperma in un istituto e si insimano la vagina e basta. Ma forse tu vuoi dire se io guardo le tette prima o il culo prima, dipende di dove vieni la donna. Se lei viene davanti, vedo le tette, guardo le tette. Se lei va dietro, io vedo il culo. Io sono pragmatico, cazzo. 6. Faresti una ricetta italiana del futuro usando solo ingredienti di IKEA Food? Ma che cazzo si compra l'IKEA Food? Io non lo so, non ho comprato. Ma penso che quelli sono tutti cose già fatte. O no? Forse si può comprare gli ingredienti pure là. Sai, faccio un episodio specialità di IKEA, dove compro tutto nell'IKEA. Solo per te, uomo lampione. 7. Visto l'enorme successo che hai avuto col video in polacco, molti upvote in più rispetto ai nostri, hai intenzione di abbandonarci? Sì, sincero, Gudo King. Caro Gudo King, io non voglio abbandonare nessuno, perché io amo gli italiani, perché voi siete i primi fans. Eppure gli italiani scrivono molto di più, guarda quanti commenti ci sono italiani, pure se c'è 10 volte di più di polacchi, gli italiani scrivono di più ogni tanto. Guarda quanti commenti ci sono in Italia. Italia è buona, eppure mi piace i mangiare italiano. Eppure mi piace i ragazzi italiani. È buono. 8. Sei solito servirti delle tue abilità culinarie per conquistare le ragazze? O ragazzi, I won't judge. Funziona, Stan Baniszewski. Funziona benissimo. Sai una cosa, Baniszewski? Se una donna fai mangiare per un uomo, se l'uomo è di sud d'Italia o qualcosa, questo è normale. L'uomo dice, certo che lei fai mangiare. Se lei non è a cucina o nel letto, che cazzo fai la ragazza è fuori? Questo è normale in sud d'Italia. Allora non c'è su niente. Ma se un uomo fai mangiare per una donna, allora la donna vieni bagnata in 2 secondi, cazzo. È un piatto buono per questo? È un piatto con tanto di aglio. Sai perché? Perché tutti e due mangiano aglio e poi dopo di mangiare tu dici, vuoi un po' di più vino? Sì, prego, un po' di vino per te, un po' di vino per me. Senti, madame ragazza, puzzo o no? E lei dice, no, non lo so, tu non puzzi, no. Ma perché ho mangiato tanto l'aglio? No, 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 ma pure io ho mangiato l'aglio. Bene, tu dici bene. Allora tutti e due abbiamo mangiato l'aglio, possiamo baciare. Non lo so, sì, poi si bacia un po', si mette il dito nella vagina e si comincia le cose, tutti siamo contenti e poi si scopa. Perché ci tieni tanto a rimanere anonimo e a non rivelare la tua identità? Se si venisse a sapere chi sei, questo avrebbe ripercussioni sulla tua professione o sulla tua vita. Parteresti a rivelare chi sei con un posto da chef di un ristorante famoso? Scusa che leggio di minchia l'italiano, io non ho studiato l'italiano bene, scusa. Parlo un po' di merda e leggo di merda, però va bene. No, non sono un chef di un ristorante famoso, non sono un chef. Per definizione sono un chef, però non un cuoco sono, però non lavoro con un cuoco. Ma non voglio, perché io voglio dire le cose, la verità voglio dire. Oscar Wilde ha detto una cosa buona. L'uomo è poco se stesso quando parla in prima persona. Dategli una maschera e vi dirà la verità. Io
Ti dico la verità, quanto sono il Full Emperor. 9. Banale, lo so, ma dove sei stato in vacanza? E che cibo hai assaggiato e ti ha colpito di più? Throwaway Veneto. Questa volta sono stato in Perù e pure in Asia. E sono stato in Cina, Hong Kong, Giappone. Il cibo nel mondo è fantastico, in tutti i paesi dove sono stato. Ma questa volta in Asia, la sorpresa più grande, non voglio dire il mangiare il migliore di tutto, però la sorpresa più grande di tutti era la pasta giapponese, il ramen. Ho mangiato il ramen ogni tanto, però per me ramen è una cosa che si compra nel supermercato e si mangia così. Però là è fatto dal mano e la minestra, la zuppa è fatta per tanti giorni. Non è una cosa semplice. Io sempre ho pensato che ramen è un po' semplice. Ma questo è fatto per giorni. Il discrepanzo che cosa aspettavo e che cosa ho mangiato era grandissimo. Si può dire discrepanzo in italiano? Discrepancy, penso che sì, scusa. Se vuoi buttare i soldi, compra una maglietta. Guarda che buon merchandise, vaffanculo.